Allora, buon pomeriggio. Sapete quali sono le parole di queste giornate importanti della CGIL? Partecipazione, inclusione e rappresentanza. Sono parole che avete sentito risuonare anche nelle voci che avete appena ascoltato e che sono andate in onda, declinate poi su tanti aspetti. Molto importanti, diciamo, quelle naturalmente sulla sicurezza e sulla rappresentanza della sicurezza. Tutto questo va di pari passo naturalmente con l'innovazione ed è parte del discorso che faremo questo pomeriggio in questa sessione. L'innovazione al servizio della partecipazione per una nuova crescita dello sviluppo. Allora, intanto vi presento subito gli ospiti, naturalmente non ha bisogno di presentazioni, Ministro Andrea Orlando, Ministro del Lavoro, buongiorno, buon pomeriggio, anzi sono abituata, scusate, al buongiorno e alle albe, comunque buon pomeriggio. Do il buon pomeriggio anche ad Emilio Miceli, segretario confederale della CGIL. Poi abbiamo naturalmente Teresa Numerico, docente universitario del Dipartimento di Filosofia dell'Università Roma Tre, che insomma ci aiuterà in un percorso interessante quando si parla di rivoluzione e di sviluppo. Fabrizio Solari, segretario generale SLC-CGIL del Sindacato Lavoratori della Comunicazione. Poi questo è un aspetto che mi interessa in particolare, e abbiamo in collegamento, credo sia già pronto, Mario Pianta, professore di politica economica dell'Università degli Studi di Urbino. Buon pomeriggio, dottor Pianta, se mi sente. Tutti. Perfetto. Allora, ministro Orlando, naturalmente io parto da lei perché dopo una fase in cui ci siamo inevitabilmente fermati, adesso si riparte, no? Lo ha anche detto ieri Draghi, si riparte, sviluppo, crescita, ognuno deve fare la sua parte. Quando penso alla ripartenza, io penso a una macchina, la macchina che abbiamo usato fino a 18 mesi fa, ma anche forse qualcosa in più. Era una macchina diversa. Oggi noi dobbiamo necessariamente ripartire con una macchina nuova o no? Sì, assolutamente sì. Io cito spesso una cosa che mi sembra molto efficace che ha detto il Papa, che dice che una cosa peggiore della pandemia può essere soltanto non imparare niente dalla pandemia. Perché credo che la pandemia, oltre che a porre le questioni, diciamo, della ripartenza, è stato anche uno stress test sul modello nel quale vivevamo e ci ha indicato anche quali sono i suoi principali limiti. Abbiamo visto sul fronte del digitale e le diseguaglianze che può produrre il digitale, l'abbiamo visto sulle questioni della sostenibilità e su come in qualche modo, fermandosi un attimo, abbiamo capito qual è lo stress al quale sottoponiamo il pianeta. Li abbiamo visto anche rispetto alle questioni che riguardano il lavoro, la sua centralità. Pensiamo al lavoro di cura, che è un lavoro normalmente svalutato nella nostra economia e anche nel dibattito pubblico, e come invece quel tipo di lavoro sia risultato assolutamente fondamentale. Ma potrei andare avanti, insomma, i sistemi di welfare sono stati la cosa che hanno fatto la differenza nel fronteggiare la pandemia e poi nella capacità di reazione. Paesi che li hanno oggi sono fuori dalla crisi più violenta, i paesi che non li hanno sono ancora immersi nella crisi. Insomma, sono tutta una serie di cose che la pandemia ci ha detto. E io credo che noi dobbiamo farne in qualche modo tesoro e provare a ricostruire un modello che traguardi alcuni obiettivi. Ora, delle due grandi transizioni sono scritti nel Next Generation, però quelli sono un po', come dire, asettici rispetto a un tema, cioè quelle due transizioni si possono realizzare con una centralità del lavoro, con una centralità della persona, per usare un termine più caro alla tradizione cattolica, oppure invece po si possono sviluppare secondo una logica esclusivamente di efficienza interna, e le due cose non è detto che collimino. Io credo che una volta finita la fase così emergenziale si riaffacci uno spazio per la politica, perché le modalità attraverso le quali
verrà redistribuito in qualche modo il dividendo della ripresa e riorientato il sistema è oggetto di uno scontro e di una battaglia politica, perché non tutti la pensiamo nello stesso modo e sarebbe anche un po' nocivo che così certo. fosse. Diciamo. E in questo rientra il discorso della riorganizzazione dei centri per l'impiego, no? Diciamo che arriviamo questa parte, insomma, qualcosa certo. che non ha funzionato. Beh no, ma i centri per l'impiego non serviva la pandemia per scoprire che non funzionavano, nel senso che metà del paese non ci sono, quindi è difficile che possano funzionare. Adesso abbiamo molte risorse, possiamo provare a vedere di fare ripartire le politiche attive, un pezzetto di quelle politiche attive. Non avete anche degli alleati che hanno voluto fortemente, diciamo, quel tipo di organizzazione con il reddito di cittadinanza, nella parte del lavoro non ha funzionato. No, i nostri alleati secondo me su questo hanno proprio sbagliato l'impostazione, nel senso che io non credo che ci debbano essere delle politiche attive per i percettori del reddito di cittadinanza, ci devono essere delle politiche attive per tutti e che devono funzionare particolarmente bene per chi in qualche modo si trova in condizioni tali da essere in una situazione di povertà. Il reddito di cittadinanza invece come misura di contrasto alla povertà ha funzionato, questo ce l'ha detto anche la pandemia. Del resto c'è una controprova effettuale: se noi togliessimo il reddito di cittadinanza, lo cancellassimo come alcuni più illuminati stanno proponendo, ci troveremo in una situazione nella quale saremo uno dei pochi paesi europei a non avere una legge, non avere uno strumento di contrasto alla povertà. Ovviamente non si riferiva a Renzi e al referendum. No, mi sembra che la compagnia sia ampia e mi pare che ci si concentri troppo, secondo me, sui protagonisti del dibattito politico, mentre invece il dibattito pubblico in questo momento è molto più ricco e articolato ed inquietante, nel senso che io vedo, a proposito di dischi rotti e di riproposizioni del modello di prima, opinionisti, analisti che ripropongono esattamente le stesse cose che proponevano 3, 4, 5, 10 anni fa senza trarre mai nessuna conseguenza dai fallimenti anche di alcune ricette che sono state proposte. Questo io lo trovo, se possibile, più preoccupante di ciò che avviene sul dibattito politico, perché nel resto d'Europa e del mondo in questo momento si sta rimettendo fortemente in discussione un'impostazione che è stata dominante nel corso di questi 20 anni, a destra e a sinistra, cioè un'impostazione di fiducia abbastanza cieca nella globalizzazione e nel mercato. Adesso un po' di elementi, diciamo così, di resipiscenza critica stanno emergendo, non da noi. Da noi credo, diciamo, sia questo uno dei sintomi di un certo provincialismo culturale del nostro paese, da noi stenta ad affermarsi quella discussione che c'è in America, che in questo momento c'è in Francia, c'è in Spagna, che forse in Germania porterà anche a sorprese che fino a qualche mese fa non si pensava alle elezioni, ma da noi siamo ancora fermi lì. Anche la questione sulle politiche attive, che io credo sia fondamentale, cioè io penso che le politiche attive siano davvero uno degli elementi fondamentali per rispondere alla crisi, però alla fine viene declinata nel senso che si fanno solo le politiche attive, cioè sostanzialmente il portato di questo ragionamento è che se rimane qualcuno per strada e non trova lavoro è perché non ha studiato abbastanza, non si è riqualificato, non si è riprofilato, cosa che è assolutamente essenziale, ma le politiche attive senza le politiche industriali, in un momento in cui nel mondo si stanno ridefinendo gli equilibri della distribuzione, della produzione e del lavoro, sono un metà, ma l'altra metà manca. Noi oggi per esempio dobbiamo dire che cosa vogliamo fare su fronti fondamentali per conquistare produzioni, per difendere produzioni che esistono nel nostro paese, e questo io penso che sia un tema poco presente nel dibattito. E anche qui mi fa piacere che ci sia anche una docente di filosofia, perché anche qui il problema, prima ancora che analitico ed economico, è culturale. Cioè sostanzialmente per molti anni si è pensato che le politiche industriali non fossero più necessarie, si è teorizzato che le politiche industriali nell'epoca della globalizzazione non erano più necessarie. Poi scopriamo che grandi soggetti della competizione globale fanno e come delle politiche industriali, scegliendo dove orientare e in che direzione orientare le loro produzioni e i loro investimenti. E noi credo che dobbiamo ricostruire qualcosa, soprattutto a livello europeo, perché quello credo sia la dimensione certo. minima. Senta Miceli,
Mi dà un po' un assist il ministro Orlando, però sbaglio o parte di quello che ha detto fin qui, soprattutto nell'ultima parte, quindi difendere la nostra produttività, le delocalizzazioni, le multinazionali, è rimasto invece fuori, per esempio, dalle parole di quello di Draghi che abbiamo ascoltato ieri? Sì, il vizio è quello che diceva il ministro. Cioè l'idea di un'autoregolamentazione del mercato, di un'autoregolazione, come si diceva una volta, è l'idea che ancora in Italia persiste, nonostante questo sia un paese che ha fatto grande fatica negli anni. Non abbiamo una storia solo di successi, ci sono i successi, ma abbiamo una storia di che ci parla di interi territori deindustrializzati e a bassa competitività, che ci parla di disoccupati, di persone che non puntano al reimpiego ma all'impiego, quindi siamo in una fase assolutamente diversa. C'è provincialismo, sì, sicuramente c'è provincialismo, c'è l'idea probabilmente, un'idea residuale e debole delle funzioni pubbliche del nostro paese. Cioè il fatto che in qualche modo lo Stato possa essere presente, vigile, possa sorvegliare, possa regolare il mercato quando serva, forse anche gestire qualche volta. Cioè uno Stato che dentro il mercato e accanto al mercato in qualche modo svolge una funzione, che è una funzione di indirizzo. Questo è tutto quello che ci hanno spiegato in questi anni. Non vale, non serve, non è utile che lo Stato svolga una funzione di questa natura. La pandemia ha risvegliato tutti, abbiamo scoperto di essere deboli, di avere un sistema sanitario che non era in grado di fronteggiare un grande fenomeno sociale, abbiamo e stiamo scoprendo come la dimensione delle nostre imprese, in qualche modo anche scelte di politica industriale che sono andate in direzione della privatizzazione, pensa a Telecom, ma la lascio tutta a Fabrizio Solari, sono state scelte che sembravano essere le scelte di fondo del paese. Oggi stiamo anche pagando queste cose. Noi abbiamo imprese piccole, Prodi ripete che sempre che a parte Enel ed Eni, che insomma fanno un campionato per fatti loro, solo Leonardo si può avvicinare alle dimensioni di impresa europea e globale. Questo è un grande tema, perché il nostro è un paese industriale. Non è un paese che, come dire, ha delle funzioni marginali. Noi abbiamo grandi distretti, noi abbiamo grandi filiere produttive, noi siamo un paese nel quale nel tempo abbiamo saputo raccogliere il meglio delle competenze e anche delle imprese, degli imprenditori, e ne abbiamo fatto un grande paese industriale. Ma se oggi non ci conquistiamo uno spazio globale, la verità è che l'Italia rischia di fare un downgrade. Noi questo ovviamente non lo vogliamo. E in questo il governo vi ascolta? Beh, il governo io credo che abbia alcuni bivi di fronte. Uno è il destinatario del più grande intervento pubblico mai pensato e immaginato. Per la prima volta l'Europa si è fatta Stato, non era mai successo, si è sempre occupata di regolare i mercati, di regolare l'euro, ma non si è mai preoccupato di svolgere una politica comune e di unificare l'Europa. Ha sulle spalle una responsabilità grande, perché sono un sacco di soldi, come è noto, e credo abbia anche la tentazione che l'unica via per poter uscire su questo e poter gestire queste risorse è quella di aprire i mercati, forse anche quelli che andrebbero più regolati, perché ci sono delle funzioni di un paese industriale, di un paese che vuole essere strategico, che devono essere sotto governo. Il ministro è di La Spezia, quindi se gli parlo dei porti, certo, qualche preoccupazione ce l'ho. C'ho la preoccupazione delle bollette elettriche piuttosto delle grandi utility, dei servizi pubblici locali, piuttosto che di altri settori che sono in una fase di diciamo in qualche modo di apertura. Ecco, abbiamo fatto una volta l'errore di Telecom, forse, memori di quell'errore, dovremmo provare con maggiore cautela ad affrontare questi temi. Poi torniamo anche sui tempi di questi fondi e di queste risorse che dobbiamo investire. Però lei ha detto una parola chiave, bollette elettriche, che mi richiama alla professoressa. Prima stavamo dietro le quinte, no, parlando anche di questo. Poi arrivano delle cose nel nostro paese, come la famosa stangata,
e tutti diciamo Dio, c'è stata la stangata, però poi se vai a leggere quella bolletta dietro ovviamente c'è una storia, ci sono dei costi e diciamo che la sorpresa potremmo anche risparmiarcela, è così professoressa? Ma sono tutti costi impropri. Esatto, però no, diciamo che no, non la scopriamo oggi. Cioè, no, io questo non è il mio non è il suo tema, però è ne stavamo parlando prima. No, nel senso che è evidente che se si mettono cioè, si fa una tassazione sulla CO2, è chiaro che poi a un certo momento arriva in bolletta da qualche parte, quindi è chiaro che questo non ci può stupire. Io appunto sono un'esperta di tecnologia, non di politica. No, tecnologia, intelligenza artificiale, sì, però questo è un discorso che c'entra. Economica, diciamo, italiana, però quello che posso dire è che le tecnologie sono dei processi di regolazione, quindi non è come la scienza, la tecnologia. La scienza teoricamente si occupa di sapere come stanno le cose nel mondo. La tecnologia vuole riorganizzare il mondo sulla base dei propri criteri e dei propri meccanismi. E quindi è un sistema di regolazione e sotto questo aspetto, per esempio, le tecnologie digitali non fanno eccezione, che sono appunto l'orizzonte dentro il quale tutti ci muoviamo con grande speranza e con grande, diciamo, aspettativa. E però è evidente che se fanno una nuova regolazione, se sono geopoliticamente collocate in certi posti piuttosto che in altri, questo comporta delle conseguenze, no? Anche Ursula von der Leyen nel discorso dell'Unione ha detto che c'è un problema sull'approvvigionamento dei chips in Europa, no? Perché questi chips non si fanno in Europa, non si producono in Europa, le materie prime non vengono dall'Europa e quindi noi c'è un collo di bottiglia in questo momento, perché c'è una ripresa a fronte di un periodo invece in cui questa richiesta non c'era, e quindi siccome chi la produce sta a Taiwan o in pochi altri posti e può produrre solo a certi livelli, si sono bloccati anche loro per la pandemia, c'è un problema sotto questo aspetto. Quindi vuole dire che c'è una questione infrastrutturale delle tecnologie, che quindi tutti ormai sappiamo sono anche una questione materiale. Sono una questione materiale e una questione di nuova regolazione. E in quanto nuova regolazione, diciamo, presuppongono che si faccia una politica rispetto a cosa ci vogliamo fare con questi strumenti e che non si lasci che questi strumenti arrivino qua. Io quando sento parlare di transizione digitale mi sento un po' spaventata, perché transizione digitale è una cosa che vuol dire mille cose. Come la vogliamo fare questa transizione digitale? Chi vogliamo mettere in capo ai processi? Chi vogliamo fare che controlla come si fa? Chi assumerà la responsabilità dei processi di digitalizzazione? Quali dati mettiamo sul cloud e quali invece non li mettiamo sul cloud, perché è pericoloso metterli sul cloud e non vogliamo che siano nelle mani, anche qua geopoliticamente, non in controllo né dell'Italia né dell'Europa. Una visione d'insieme bisogna avere, non... Sì, diciamo che punti. È necessario avere una visione d'insieme e fare una politica, diciamo, pensare a che cosa ci vogliamo fare con questi strumenti che possa servire proprio a noi e non sia semplicemente il portato del fatto che queste risorse, queste tecnologie sono disponibili, c'è qualcuno che ce le offre e non abbiamo alternative. C'è l'idea che l'innovazione si possa fare soltanto in un modo, io questa la discuto, perché ritengo che ci sono tanti modi per innovare e tanti modi diversi per innovare, e che bisogna progettare come vogliamo innovare, per esempio nella scuola, per esempio nella funzione pubblica. Torniamo sugli altri modi, però questo ci lega e ci porta al professor Pianta, perché vorrei chiedere anche a lui e girare di fatto a lui il ragionamento fatto dalla professoressa. Il cambiamento tecnologico che porta alla crescita, all'occupazione, deve fare attenzione però a non portare a quello che noi stiamo cercando di dibattere, ma anche di combattere dalla pandemia in avanti, ovvero alle diseguaglianze.
Esatto, concordo che la tecnologia, specialmente le tecnologie digitali, ci possono portare in direzioni molto diverse. Sta alla politica, ai rapporti sindacali, al ruolo della società civile di discutere quali sono le applicazioni che desideriamo, che aumentano il controllo delle persone sulla propria vita, che migliorano la qualità del lavoro, che migliorano il controllo dei lavoratori su quello che fanno, e quali sono invece quelle pericolose, che aumentano il controllo, sottraggono conoscenza alle persone e ai lavoratori e si impossessano dei nostri dati. Da questo punto di vista gli investimenti del PNRR sono una grande occasione di fare un salto tecnologico, proprio perché mettono al centro la transizione ecologica e la transizione digitale, ma c'è un problema, che in tutto il PNR non c'è mai la parola politica industriale, mentre invece sia il Ministro Orlando sia gli altri intervenuti hanno sottolineato quanto importante è una politica industriale per dare delle risposte sia ai problemi delle sessioni precedenti di questa importante giornata, sia alle vicende come quella della GKN a Firenze, come quella delle trasformazioni verso l'auto elettrica nel caso dell'auto, verso lo sviluppo di un settore produttivo su tecnologie sostenibili dal punto di vista ambientale del cambiamento climatico. La politica industriale è il modo con cui le risorse pubbliche vengono finalizzate a delle priorità condivise, e da questo punto di vista il modo con cui la crisi è stata affrontata sostenendo le imprese è stato un modo sostanzialmente molto facile da realizzare, con sussidi a pioggia, con garanzie sul bancarie e così via, ma senza distinguere le imprese che noi vogliamo che crescano, che si sviluppino, che caratterizzino il modo con cui la nostra economia esce dalla crisi, rispetto a quelle che invece sopravvivono perché ci sono bassi salari, precarietà del lavoro, alti infortuni sul lavoro, bassa qualità delle produzioni e una sopravvivenza economica sempre ai margini dell'efficienza. Ecco, questo tipo di discorso ci porta a sottolineare come c'è un circolo virtuoso che abbiamo analizzato anche nei nostri lavori di ricerca alla Scuola Normale Superiore e in altre università. C'è un circolo virtuoso tra la qualità del lavoro intesa come mancanza di lavoro precario e stabilità dell'occupazione, come qualità del livello di istruzione dei lavoratori, con la capacità di fare innovazioni buone, che sono l'innovazione dei prodotti, non la sostituzione di lavoro con tecnologie di processo e basta. E questa combinazione tra qualità del lavoro e tecnologie di prodotto ci porta ad aumentare la produttività delle imprese, delle industrie, e a aumentare i salari, che a loro volta alimentano uno stimolo all'innovazione. Ecco, qui ci sono alcuni buchi in questo circolo virtuoso all'indomani della pandemia che vanno colmati. Il primo l'ha detto molto bene sulla pagina 1 della stampa ieri Tridico, cioè serve il salario minimo, perché questo è un buco fondamentale nel nostro sistema di tutela del lavoro. C'è un'incertezza da parte del sindacato che va superata. Il salario minimo è all'ordine del giorno negli Stati Uniti, in Francia e in Spagna e in Germania, al centro anche del dibattito elettorale, perché in una situazione di forte precarizzazione del lavoro e con centinaia di modalità di contratti diversi e con una forte frammentazione del mercato del lavoro, è l'unico strumento che rimette le condizioni di tutela nella fascia bassa dei nostri lavoratori. E quindi quello è un elemento, a mio avviso, assolutamente fondamentale per riavviare un circolo virtuoso. Ovviamente non è piaciuto a Draghi, non è piaciuto alla Confindustria ieri, ma questo è esattamente un punto nodale su cui la politica deve un pochino andare a un confronto importante. Secondo elemento, il ministro Orlando ha avviato molto importanti commissioni che lavorano, quella sugli ammortizzatori sociali è molto importante per introdurre una universalità nella copertura di fronte alle incertezze e alle difficoltà come sono quelle emerse dalla crisi della pandemia, quindi quella è una strada su cui però bisogna arrivare a risultati concreti rapidamente. Il terzo punto è una strumentazione
che sul fronte delle tecnologie avanzate dia degli strumenti all'intervento pubblico di politica industriale più concrete. Per esempio, pensiamo, avete fatto gli esempi del digitale, abbiamo parlato dell'auto, ma ci sono brevetti e vaccini, abbiamo una enorme domanda di vaccini anche nei paesi del terzo mondo di fronte al Covid-19, il nostro paese si è pronunciato contro i limiti che lo stesso Biden ha introdotto alla tutela brevettuale dei vaccini delle due tra le grandi imprese multinazionali di Big Pharma che li controllano, e perché non abbiamo forti competenze nel campo della ricerca biomedica e farmaceutica, perché non facciamo una politica industriale che produce su licenza in Italia in modo massiccio cose di questo tipo, che è una direzione importante di sviluppo del paese. Questo è, anche di questo parliamo da più di 18 mesi, però vedevo Solari che mi si stava innervosendo su una parte forse del suo discorso. No, scherzo, mi interessa molto il discorso, però a prescindere se lei vuole rispondere a quello che è stato detto sul salario minimo. Ma certo che sì, tra l'altro con Mario insomma ci conosciamo eccetera, ma da un punto di vista, come posso dire, accademico, non fa una grinza il suo ragionamento. Poi c'è la realtà, e la realtà è fatta di un paese, l'Italia, che a differenza della Germania, degli Stati Uniti, della Francia, c'ha un sindacato confederale e c'ha un istituto che si chiama contratto nazionale di lavoro. Ora, il contratto nazionale del lavoro significa che lì si determinano i salari minimi. Il problema dove sta? Sta nella certezza di poter applicare il contratto nazionale. E quindi la via in Italia, se vogliamo essere moderni, una volta visto che siamo un passo avanti e non un passo indietro rispetto, anziché consegnare a un Parlamento di definire qual è il reddito minimo, si costruisce una legge sulla rappresentanza che permette di dare validità erga omnes ai contratti nazionali, e per questa via tu hai costruito un salario minimo sotto il quale non finisce. Qual è la differenza? Che anziché fissare il Parlamento le fissano le parti sociali. A me pare un elemento di flessibilità interessante e non un, come dire, un restare indietro, però chiusa la parentesi. Volevo solo dire una cosa, molte cose sono state già dette. L'Italia non ha mai fatto politica industriale e non è in grado di farla, nel senso che, ammesso che Giorgetti, colto sulla via di Damasco, si converta ad un'idea di programmazione, se succedesse, non sarebbe in grado di farla, perché il MISE non è in grado di farla, perché non c'è una cultura, una struttura che permetta. Guardate che in Germania c'è. Come ha campato l'Italia, e oggi stiamo pagando invece i costi di questo, semplicemente ha campato sul fatto che le politiche industriali le facevano le aziende a partecipazione statale, che essendo sostanzialmente coincidenti con i settori, sull'acciaio ci pensava la vecchia Ilva, sul trasporto aereo ci pensava l'Italia, sul trasporto ferroviario l'FS, sull'emittenza la RAI, sulle telecomunicazioni la SIP. Cioè, quando hai smontato le partecipazioni statali e quindi non hai più avuto un momento di creazione di un'idea di quadro di politica industriale, nessuno ha preso il posto. Se ci mettiamo, se ci mettiamo accanto anche che c'è una, lo dico senza credine, ma c'è una mancanza di ruolo di classe dirigente storicamente da parte del capitalisti italiani, non sono i capitalisti francesi, manco quelli tedeschi, viene fuori l'Italia di oggi, che è un miracolo che voli come il calabrone. È un miracolo. Guardate, io non so se è chiaro a tutti, ma un'azienda come TIM o un'azienda come Alitalia, solo qualche decennio fa, stava nelle prime 5 imprese nei rispettivi settori al mondo. Il primo aereo commerciale a reazione lo introduce nel mondo Alitalia.
La SIM prepagata che ha rivoluzionato il mercato delle telecomunicazioni l'inventò la Telecom, l'ha inventata. Allora eravamo lì e guardate dove siamo oggi. Allora io credo che davvero bisogna ricominciare, e se non ora quando, perché poi non è che possiamo lamentarci del fatto che arriva la pandemia e non ci abbiamo manco le mascherine, se abbiamo deciso che le mascherine non le dobbiamo più fare. Ma finché stiamo alle mascherine, dice, la pandemia non arriva tutti i giorni, ok? Ma per parlare un attimo invece del digitale del futuro, ma se le terre rare le fanno solo in Cina, come puoi pensare di governare in modo armonico un processo di questo tipo? Allora qualche problemino ce l'abbiamo. Allora a me pare drammaticamente, partirei da qui insomma, che noi abbiamo un grande problema, che è quello che l'Europa e la sua cultura rischia di essere marginalizzata nel mondo, e l'Italia rischia di essere marginalizzata in Europa, cioè non ci trovano proprio più, ma nemmeno la polvere. Sì, sì. Credo che da qui bisogna partire per fare un ragionamento. A questo lo fa rispondere il ministro Orlando, che poi è sempre, purtroppo io dico, siamo sempre lì. Ci manca una visione a lungo termine, no? Che poi ma va, guarda, di pari passo con la politica. Scusami, una cosa solo, però riguardo. Oggi in Italia mancano dei tecnici che siano utilizzabili per fare la rete in fibra, però non ce li abbiamo. E tutte le aziende sono, come dire, in cerca di. Ora, se tu lasci fare al mercato, alla fine qualcosa o lo importiamo o gli insegniamo. Il problema è che fra 3 anni. La rete sarà finita e l'intervento di manutenzione della rete in fibra è 10 volte inferiore rispetto a quella della rete in rame. Cioè se tu oggi, che ti mancano i giuntisti per fare la rete, non programmi già quello che succede fra 6 anni, tu stai oggi producendo dei disoccupati nei prossimi anni. Noi, Ministro, siamo perennemente in ritardo, lavoriamo sull'emergenza e la preoccupazione è questa, che con le risorse che ci vengono date, noi facciamo le riforme, però sono già le riforme che guardano al passato, che guardano a ieri, no? Perché sono quelle sulle quali noi dobbiamo metterci. Nel frattempo siamo perennemente in ritardo. E poi le chiedo anche naturalmente una parola su Alitalia, perché oggi c'è stato anche uno sciopero, insomma, a Roma, momenti di tensione, hanno bloccato l'autostrada, insomma è una situazione particolarmente tesa. Ma su Alitalia quello che ho da dire è che ho convocato il tavolo con il sindacato per la prossima settimana, per affrontare un pezzo del problema, che è quello degli ammortizzatori, e di questo discuteremo. Naturalmente non posso che auspicare che ci sia una ripresa di un confronto per quanto riguarda ITA, che diciamo così riporti in un alveo la situazione. Sulla questione che ora, riprendendo Solari, però per la verità, ora noi dell'Italia parliamo sempre male e attribuiamo tutto ai nostri limiti atavici, ma in verità non è che tutto deriva da questo, deriva anche da scelte, cioè le non scelte spesso sono state delle scelte. Miceli citava la mia spezzinità, anche Fabrizio è spezzino e si ricorda meglio di me quando eravamo più giovani, che ci spiegavano che la cantieristica in Europa non aveva più senso e bisognava andare a fare le navi nel sud-est asiatico. Non è che lo dicevano, non è che lo dicevano perché non sapevano programmare, no, avevano fatto una programmazione che però era sbagliata, o meglio, avevano deciso che questa parte del mondo non dovesse più fare la programmazione, quella poca, quella tanta che si faceva. Ora il tema fondamentale, prima ancora che discutere delle riforme, è se si riafferma culturalmente o meno, avendo anche oltretutto 200 rotti miliardi da spendere, e questo è oggettivamente prima di tutto un oggetto del dibattito politico, se serve o non serve la programmazione. Questo è un punto. E su questo troveremo risposte molto diverse. Non è che ci sarà una parte larga delle persone che interpelleremo, che interverranno in questo tipo di dibattito, che alle questioni che poneva Solari risponderanno mercato e politiche attive, punto.
Questa è una risposta. E poi ci sarà invece chi ritiene, come il sottoscritto, che un po' di programmazione sia necessaria, perché l'hanno fatta anche i paesi che dicevano di non farla, anche quelli che hanno imposto regole, diciamo così, per gli altri, di liberalizzazioni, di poi sotto traccia o anche non sotto traccia, invece politiche poi diciamo protezionistiche le hanno praticate. Quindi io credo che questo sia veramente un tema che dovremmo affrontare, che deve emergere. Cioè, a me piacerebbe, ora io quello che invidio di più ai tedeschi in questo momento non è solo l'auspicabile, però non esageriamo, se no magari portiamo persino male, ma non solo l'auspicabile esito del voto, ma è anche la campagna elettorale. Cioè in campagna elettorale in Germania in questo momento si sta parlando di questo, di salari, di pensioni, di non però come se ne parla qui, e di programmazione, di politiche industriali, si incomincia a parlare meno del necessario di una questione che è emersa prima, che è la questione degli effetti e dell'impatto della digitalizzazione sulla società, però di questo si parla da noi e continuiamo diciamo, una discussione sugli sbarchi, i Novax. Tutto anche di un paese in perenne campagna elettorale. Sì, 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 ma non è che loro ne fanno tante meno di noi, perché votano una volta alla settimana in un land tedesco, però probabilmente c'è anche una stampa che aiuta e una politica che resiste diciamo alle tentazioni, un po' di più, poi non è che là non ci sono i populisti e i demagoghi, però insomma il tasso forse è un po' più basso che da noi, ecco, questo lo dico con grande invidia di quella discussione. Per quello però poi la qualità di discussione poi produce anche degli effetti, ecco, questo è in democrazia. Ma volevo dire una cosa sul salario minimo, perché voglio fare anche qui solo una fotografia di quello che sta succedendo in questo momento in Europa, perché forse è utile. In Europa in questo momento il salario minimo è oggetto di una direttiva che però stenta ad andare avanti. Per quale ragione stenta ad andare avanti? Diciamo adesso la presidenza slovena mi sembra molto tiepida sull'idea di promuoverla. Perché una parte dell'Europa non vuole nessun tipo di salario minimo, perché in questi anni ha utilizzato il dumping e anche quello salariale per attrarre investimenti dagli altri paesi europei. Una parte dell'Europa, però questo lo dico perché così ci si rende conto anche della complessità del tema, che sennò sembra si liquida un po' con una battuta. Una parte dell'Europa, quella dove la contrattazione è più forte, penso alla Svezia, penso ai paesi scandinavi, il salario minimo non lo vuole, addirittura la Svezia ha ipotizzato di uscire dall'Unione Europea se dovesse entrare in funzione il salario minimo, perché ritiene che passare da un salario contrattuale a un ex contratto a un salario legale finirebbe per indebolire la forza contrattuale dei lavoratori. Lì il sindacato ha una forza ancora maggiore che nel nostro paese. Noi stiamo un po' nel mezzo, nel senso che noi siamo in una situazione nella quale la contrattazione, il contratto nazionale di lavoro ha funzionato più di quanto non abbia funzionato in altri paesi, però è anche vero che ci sono settori nei quali il contratto arranca e stenta ad arrivare come strumento diciamo, di redistribuzione e di tutela. Io credo che noi dovremmo provare a tenere insieme, come dire, utilizzare il salario minimo come elemento integrativo di una rafforzata contrattazione che passa anche attraverso una cosa che ci toccherà fare, lo voglio dire anche qui in modo un po' notarile. Perché? Perché questa famosa direttiva dice una cosa, dice che, se uscirà mai, dirà questo, che il salario minimo è obbligatorio negli ordinamenti dei paesi nei quali non c'è un livello di sindacalizzazione X, cioè sostanzialmente ora la cifra di cui si discuteva era 80% di sindacalizzazione. A questo però pone una domanda enorme, che cos'è la sindacalizzazione? Cioè come si pesano i soggetti della rappresentanza? E quindi noi in un modo o nell'altro questo tema della rappresentanza ci ricasca in mezzo ai piedi. Io credo che questo sia il punto di partenza di un ragionamento che tenga insieme rappresentanza e salario minimo, perché sennò, come è stato spesso ricordato, il rischio è che passa il salario minimo e contemporaneamente si sfascia completamente il sistema della contrattazione, e questo è un rischio.
E invece io credo che il salario minimo serva, perché la contrattazione da sola non basta più, ma la contrattazione vada integrata con uno strumento che è quello della rappresentanza, e le due cose bisogna trovare il modo di correlarle. Ecco, Micheli, le giro questa parte. Naturalmente lavoro, sviluppo, aggiungiamo appunto un salario che deve essere dignitoso. Aggiungo una parte in più, perché ancora non l'abbiamo nominata, ma insomma ci sta molto a cuore, anche parità salariale, no, fra uomo e donna, che è anche un altro tema non indifferente. Provo a metterli a mente. Proviamo a metterli insieme. Io ho la preoccupazione che definire una fonte primaria in materia di salario legislativa alla fine e nel tempo determina la destrutturazione del contratto collettivo nazionale di lavoro. Questo è il motivo per cui penso che alla lunga il tema vero sia questo, e cioè se il sindacato e la sua controparte sono il soggetto della contrattazione che decidono il salario oppure no. Il dibattito su questo evidentemente è aperto, è largo, non ho alcun dubbio che anche nella CGIL c'è una discussione molto complessa su questo tema. È uno di quei temi che riguardano quasi più la coscienza di ciascuno di noi che non il nostro mestiere, perché è una discussione che in qualche modo anima. Io la preoccupazione ce l'ho, c'ho la preoccupazione che in questo paese la politica, che comunque è stata un soggetto in crisi in tutti questi anni, abbia risposto alla crisi legificando, e soprattutto legificando in materie che sono materie, diciamo, in qualche modo che riguardano il sistema sociale del paese. Io penso che sia giusto dare la facoltà ai paesi di scegliere se il salario minimo se lo vogliono adottare oppure no, e penso che sia giusto esplorare la possibilità che attraverso il contratto si possa fare il salario minimo e non che si possa fare il contratto dal salario minimo. Se questo è, io credo che si possa discutere e si possa andare avanti. Seconda questione. Non abbiamo parlato di una cosa, scusami se la inserisco. E che cos'è questa transizione che abbiamo davanti? Nelle prossime settimane, nei prossimi mesi e nei prossimi 5 anni, che succederà in questo paese? Se guardo al sistema industriale del paese, penso con preoccupazione a tutti i distretti energivori, qui ne abbiamo tanti per esempio, penso alle grandi filiere industriali, penso al mezzogiorno, ai petrolchimici, a tutto quell'insediamento che vive o del fossile o che deve sostituire il fossile, sarà vittima dell'aumento dei costi o sarà vittima del cambio energetico. Comunque il rischio è che in qualche modo alcune filiere fondamentali di questo paese, dalla siderurgia alla carta, alla ceramica, piuttosto che alla petrolchimica, vadano in crisi. Mettiamo tutto in cassa integrazione? La cassa integrazione è uno strumento di protezione, è giusto che sia così. Penso che bisogna avere un'idea per come provare a farli cambiare. Nei prossimi 5 anni noi non è che discuteremo del 2050, discuteremo della possibilità che quell'interruttore on-off per intere filiere del nostro paese possa agire, e possa agire positivamente o negativamente. Quando si parla dello Stato, del sistema pubblico, parliamo della possibilità, siccome parliamo di un mercato che è un mercato saturo, che è un mercato in via di ristrutturazione, che possiamo perdere, abbiamo la necessità di capire come il sistema pubblico si fa carico di questa questione. Io sono meridionale e, come dire, l'idea che una volta si diceva la spazzatura la mettevano nel mezzogiorno, ce l'ho chiara e nitida. Adesso questa spazzatura che facciamo? Tutti gli interventi pesanti che nel corso dei decenni sono stati fatti nel mezzogiorno, li riconvertiamo o li chiudiamo? Noi abbiamo una grandissima presenza di multinazionali nel nostro paese che sono legate a questi settori. Se non diamo un quadro di riferimento a tutti, il rischio è che noi facciamo un passo indietro. Allora, mi permetto di dire, mi piace parlare della prospettiva, soprattutto del fatto del rapporto tra la democrazia e il digitale. E vorrei sperare che l'Europa possa insegnare alla Cina piuttosto che all'India, piuttosto che alla Russia, come si può fare l'innovazione usando la democrazia e non usando l'autoritarismo. Mi piacerebbe tutto questo.
ed è giusto che ne parliamo, vorrei anche capire, quando si parla del ruolo dello Stato, del sistema pubblico, mi piacerebbe capire nei prossimi 5 anni cosa faremo su questo versante, perché lì ci giochiamo tutta la partita, perché da questa fase noi possiamo uscire più forti, perché comunque l'innovazione è una straordinaria occasione per saltare, e non solo per proseguire uno sviluppo, ma per saltare, ma può essere un fattore, come posso dire, debilitante del nostro sistema. Siccome, torno al punto, questo è un paese industriale, non è un'altra cosa. Questo è un paese, io la penso come il ministro, meno come Solari in questo caso, cioè questo è un paese che ha saputo usare forze importanti. Noi siamo il secondo paese industriale d'Europa, cioè non è che siamo nel tempo ci siamo conquistati un'autorevolezza su questo versante. Rischiamo di smantellarla. Ha detto fortissimi nell'indotto. Però è stato un indotto di grande qualità e di grande forza, che ha dato forza al paese. Io volevo chiedere alla professoressa, per legarmi un po' a quello che diceva Miceli, ma anche per tornare al suo intervento precedente, no? Dove un po' ci ha detto quali sono i punti negativi, ma anche i rischi, quale può essere invece la ricetta giusta sulle nuove frontiere. È difficile dire una parola definitiva su questo. Certo. Io vorrei dire che quando è arrivata la stampa a caratteri mobili, gli amanuensi non avevano più lavoro. E questo, sono stati disoccupati, non c'era manco la cassa integrazione. Però, Penso di no. Però lì c'è stata una reinternalizzazione, cioè nel senso che quella la capacità di diffusione della stampa ha ampiamente compensato il fatto che ci fosse un downsizing nel senso della necessità degli amanuensi. Ora, il problema è qual è la reinternalizzazione del digitale? E questo va capito, perché non è necessariamente automatico. Io quello che posso dire è questo. Efficienza, valutazione e misurabilità non sono concetti che si possono definire una volta per tutte in astratto. Bisogna capire efficienza rispetto a cosa, misurabilità sulla base di quale criterio e valutazione di quali costi-benefici. E questo io non lo vedo mai esplicitato quando si parla di riconversione, riorganizzazione, eccetera. Si parla genericamente di efficienza, di valutazione, però la ragione occidentale, una delle cose che non sa fare, che sa fare molto bene migliorare il qui ed ora per chi è inventivo e capace di usarla, però una cosa che ha dimostrato con chiarezza di non saper fare bene è immaginare come si fa a tenere insieme il presente col futuro, cioè il patto intergenerazionale, ma non quello mio con i miei figli, ma quello mio con i figli dei figli dei figli. Cioè là c'è un grosso problema, che è la ragione occidentale, che tra l'altro va provincializzata, perché non esiste soltanto l'Occidente e non esiste soltanto la ragione occidentale. La ragione occidentale dal 1500 diciamo ad oggi ha prodotto la distruzione delle risorse, una serie di grossi problemi al pianeta, ma noi riusciamo a pensare di più di dover abbandonare il pianeta, magari andare su Marte, piuttosto che riconvertire il capitale, cioè contenere, ma io non dico annullarlo, ma contenere il bisogno del capitale di appropriazione di risorse comuni. Allora io quello che posso dire è 3 cose bisognerebbe fare. Uno, decolonizzare la ragione occidentale, che è una ragione colonizzatrice, sfruttatrice, appropriatrice di risorse collettive. Investire sul pluralismo delle tecnologie. Per tornare alla questione delle terre rare, non è detto che si debba produrre, cioè il digitale se lo sono inventato dopo la seconda guerra mondiale, stiamo parlando di 70 anni, è possibile benissimo pensare un'altra tecnologia diversa che non abbia bisogno di quei materiali, che magari l'Europa potrebbe diciamo attraverso le proprie capacità reinventare, tipo, e che non lo so, nel senso una tecnologia che
che ne so, in contemporanea con la tecnologia digitale c'era una tecnologia analogica. Per esempio, se si dovesse riuscire a produrre la computazione quantistica oppure un mix, diciamo, una quantificazione biologica, un'integrazione, diciamo, tra naturale e artificiale, diciamo, questo per esempio... Dico, dal punto di vista, per esempio, dei materiali che servono, dal punto di vista delle competenze, dal punto di vista delle prospettive, anche delle prospettive industriali, porrebbe questioni completamente diverse. Quindi noi non dobbiamo stare fermi su qui ed ora, dobbiamo pensare in grande sulla pianificazione. Dobbiamo pianificare, ma pianificare bene, perché non è soltanto come faccio ad essere rieletto da qui ai prossimi alla prossima elezione, perché i tedeschi fanno meglio, perché i tedeschi fanno un dibattito sul futuro, un dibattito sul progetto di società. E poi anche come proteggere quello che è comune, perché la religione, che può essere tanto discutibile per tanti versi, c'ha questa idea che c'è qualcosa che è comune, che non ci appartiene, che non è soltanto mia di adesso, ma che io devo proteggere, perché non ci stai soltanto te, perché poi c'è un futuro, perché poi ci sono anche gli altri. E su questo a me sembra che la società occidentale, individualista, capitalista, neoliberalista, eccetera, secondo me si è dimenticata che questo comune non è soltanto per gli altri, ma è anche per noi. Ed è su questo che io vorrei vedere queste riconversioni avvenire, e però non mi pare. Ecco, di certo non si intravedono adesso, però professor Pianta, tutta questa riflessione che è molto interessante, molto approfondita, molto alta, poi ci porta al mondo di fuori, no? Dove insomma c'è tanto ancora da fare, c'è una parola che manca, è mancata fino a questo momento, probabilmente o forse io non l'ho ascoltata, è quella della formazione. L'anno scorso io ero su questo stesso palco però a Roma in una bellissima conversazione con il segretario Landini e il cardinal Zuppi, dove parlavamo proprio di diseguaglianze e esattamente in questo periodo Macron faceva la sua battaglia affinché la scuola non chiudesse in Francia, no, sotto pandemia. Ora noi dobbiamo fornire gli stessi strumenti, qualunque essi siano, no, sia quelli appena elencati dalla professoressa, sia altri, a tutti, altrimenti noi perdiamo per strada quelli che già abbiamo lasciato indietro, altro che, non ne lasceremo solo neanche uno. E io sono molto preoccupata dal tema delle diseguaglianze, anche connesso, soprattutto connesso alle nuove tecnologie, perché poi ci sarà chi può permettersi di studiare, chi no, chi potrà essere formato e chi no. Certo, l'aumento delle diseguaglianze che ha raggiunto oggi livelli record come non ci sono mai stati in Europa dagli anni 30 sostanzialmente, e questo tipo di dinamica con i profitti che crescono e i salari che diminuiscono, i salari dei lavoratori più qualificati che crescono un pochino e i salari dei lavoratori precari e bassa qualifica che diminuiscono significativamente, i salari degli immigrati che sono sotto terra perché non hanno le tutele, non hanno i diritti di cittadinanza e così via. Ecco, questo scenario sociale è il risultato di questi 30 anni di politiche neoliberiste, di politiche come il Jobs Act che ha indebolito il mercato del lavoro e di un cambiamento dei rapporti di forza tra capitale e lavoro a livello di sistema. Questo è stato il prezzo di quel modello di sviluppo che ha concentrato i benefici nelle mani della finanza, nelle mani del 10% più ricco della popolazione, nelle mani di un'elite che si muove a scala multi-internazionale e che si dimentica dei costi sociali e dei costi ambientali che vengono lasciati indietro in questo processo di trasformazione e ristrutturazione. E allora, la politica industriale che dicevamo prima, la politica salariale, la tutela dei contratti, la combinazione tra contratti sindacali e salari minimi, sono tutti strumenti che servono a tenere su la parte bassa del mondo del lavoro, della società che vive del proprio lavoro e che vive di condizioni lavorative decise da altri. È chiaro che in una prospettiva dinamica, è importante quello che diceva Teresa Numerico dal punto di vista di guardare al futuro, la formazione è l'unica arma collettiva che abbiamo per migliorare le
condizioni di apprendimento, di conoscenza che vengono messe nella vita delle persone, ma anche sui posti di lavoro. Ieri sentivo il ministro Giorgetti che diceva che secondo lui il capitale umano è il più importante strumento di competizione industriale, e lo diceva a partire dai contatti con la Intel, che è una multinazionale dei microprocessori che sta decidendo dove localizzare le imprese, e l'esigenza principale che esprime è proprio quella di avere un accesso ad una grande quantità di personale qualificato. È chiaro che qui il discorso che abbiamo fatto su salari e condizioni di lavoro e politica industriale si salda con la politica della formazione. Purtroppo in Italia sono diminuiti gli iscritti all'università, l'Italia è il paese con il più basso numero di laureati nella forza lavoro in quasi tutti i 27 paesi dell'Europa, cioè siamo veramente in una situazione drammatica. Abbiamo 24.000 ricercatori universitari italiani che sono emigrati all'estero negli ultimi 12 anni, abbiamo decine di migliaia di laureati che continuano a emigrare da questo paese, e per quanto riguarda le questioni di genere, che giustamente venivano citate prima, ricordiamoci che innanzitutto il 70% dei posti di lavoro persi per effetto della pandemia sono di donne, e le donne ormai sostanzialmente una donna su tre lavora in condizioni part time involontarie, e quindi è ai margini del mercato del lavoro senza volerlo. Quindi abbiamo una situazione per cui questa possibilità di imparare di più, di aumentare le competenze, di diffondere a tutti i livelli sociali strumenti di conoscenza e anche di miglioramento delle qualifiche sul mercato del lavoro diventa una parte importante, ma questo è esattamente un pezzo di quel circolo virtuoso che dicevo tra alta innovazione, alti salari e alta qualità del lavoro. Ministro Orlando, se noi rinunciamo a queste tre parole, partecipazione, inclusione e rappresentanza, o meglio, se là fuori tante persone, più o meno, comunque persone, non si sentono di essere dentro a queste parole, che cosa accade? In una, diciamo così, in soldoni, lei è preoccupato di un autunno caldo dal punto di vista dell'occupazione e del lavoro? Non so se l'evocazione dell'autunno caldo sia la più propria, perché l'autunno caldo è stato un grande momento di partecipazione che poi ha portato anche a conquiste significative. Vedo piuttosto un autunno triste se non c'è, diciamo, una stagione di inclusione. Perché penso che cosa succede più o meno lo sappiamo, l'abbiamo visto nel passaggio 2008-2012, cioè dopo la crisi Lehman Brothers, e l'idea di governare, diciamo, in qualche modo solo con la logica dell'austerità e la riduzione, diciamo così, dello spettro dei percorsi di inclusione. Cosa è successo? È esploso il populismo, questo mi pare che sia successo prima di tutto. E se vogliamo che questo si eviti, secondo me c'è bisogno, si discute in questi giorni di un patto, ma deve essere un patto largo, fatto contro nessuno, cioè un patto per esempio che deve essere fatto tenendo dentro le forze politiche, perché l'idea, diciamo così, di marginalizzare le istituzioni sarebbe da questo punto di vista un errore, e allargando quanto più possibile anche lo spettro, diciamo così, delle posizioni politico-culturali in campo. Lo dico perché altro aspetto che mi preoccupa è un po' il fatto che si sta cominciando a col gesso a tracciare delle righe per terra su quelle che sono le posizioni che possono partecipare e quelle che no. Ho visto che l'altro giorno il direttore di un importante giornale online ha spiegato che quelli che non sono liberali sono illiberali, cioè io sarei come Orban sostanzialmente. E oggi c'è un interessante articolo di Pane Bianco che, come dire, riesumando la politica degli opposti estremismi, mette, se non ho capito male, diciamo così, da nell'estremismo di destra i sovranisti e nell'estremismo di sinistra
più o meno i socialdemocratici, se non capisco male, cioè questo sarebbe la cosa. Cioè, quindi c'è un'equiparazione tra i sovranisti e i socialdemocratici. Quindi diciamo Scholz sarebbe anche in questo caso come Orban, più o meno, ecco, questa è la geografia che viene ricostruita. Ecco, se si stringe così tanto il rischio poi che la possibilità di includere sia abbastanza limitata. Poi però, siccome non si cancellano le opinioni, non si cancella il conflitto, non si cancellano le domande, quelle razionali, quelle irrazionali, quelle che ci piacciono, quelle che non ci piacciono, poi da qualche parte vanno a finire e poi scopriamo, diciamo così, che c'è la rivolta antiscientifica, che c'è la dimensione populista, che c'è la rivolta antistituzionale. È un film che abbiamo già visto, no? Io mi ricordo, si diceva, ma adesso basta, questi partiti hanno scocciato, adesso ci vuole una bella stagione in qualche modo in cui si sospende. Non è nata una democrazia più efficiente, è esploso il populismo. Questo mi pare, diciamo, il nodo sul quale dovremmo un po' riflettere. Io, insomma, tutta la campagna contro il Parlamento, la campagna contro il Parlamento, me la ricordo abbastanza bene, non ha prodotto un Parlamento migliore. Non ha prodotto un Parlamento, mi pare. È una riflessione che sicuramente dovremmo fare tutti, quando dico tutti dico anche la mia parte. Volevo sapere anche da lei, a chiusura, se come dire, sì, ha timore di un autunno triste. È giusto che dia una speranza a questo punto, che però non è basata su un dato di fatto, devo dire. Allora, un anno fa, quando è scoppiata la pandemia, in questo settore, quello in cui mi trovo a lavorare, in una settimana si sono remotizzati qualcosa come 150.000 lavoratori. Cioè da un giorno all'altro sono stati senza preparazione, con una rete sconquassata, con un'azione quindi da parte delle imprese che era, vabbè, meglio che niente. Non ci credeva nessuno. La cosa su cui vale la pena di riflettere, io non so se è una cosa definitiva o se... però riflettiamoci, è che a qualche settimana da quella immissione forzata di, non di smart working, che è un'altra cosa, di remotizzazione del lavoro, le imprese, a cominciare da quelle titolate, si sono rese conto che non c'era una caduta di produttività. Si sono stupite del fatto che non avevano una caduta di produttività, tanto che hanno cominciato tutte quante a ragionare come riusciamo a regolare anche per il futuro delle forme di... Dall'altro canto è successa anche un'altra cosa molto semplice, che chi è che ha avuto la crisi di identità più grave? Psicologi e psichiatri al lavoro, i capi. Perché cosa è venuto fuori? Che c'è ormai una quantità di lavoro, certo non è quello poverissimo, quello cui purtroppo c'è una polarizzazione, no? Ma c'è una quantità di lavoro, specialmente in questi settori, in una telco, dove tu non la misuri mica più con quanto tempo hai lavorato o quanto sei stato davanti al computer o quanto sei stato in ufficio, ma la misuri su quanto sei partecipe e protagonista del prodotto finale che quell'impresa fa. E allora questi si sono accorti, le aziende, che i capi e i guardiani non gli servono più, gli servirebbero dei motivatori, della gente che è in grado di coinvolgere, non di controllare. E non ce l'hanno, non sanno bene come fare. Allora io lì vedo uno spiraglio, vale a dire, per chiuderla, se c'è questo bisogno di essere in qualche modo inclusi e partecipare in un'idea di lavoro che è un po' più complessa che non quella, le cose possibili sono due. O c'è una risposta individuale, e allora c'è la dematerializzazione dell'impresa, perché c'è il libero professionista che presta il suo sapere quando vuole. Oppure c'è, e credo che questo sia un compito nostro, una capacità di organizzare questo nuovo modo di partecipare.
e quindi di rappresentare un collettivo che ha anche rispetto alla dimensione dell'impresa, al suo futuro, so, si deve modernizzare anche il sindacato un ruolo, esattamente, eh? Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Raio massa, e quindi c'è bisogno di un modello di organizzazione sindacale che risponda a una nuova fase, la fase nella quale non è più la grande concentrazione, ce li hai o a casa o ce li hai in smart working, e devi provare a immaginare nel tempo un nuovo modello organizzativo. Ci fermiamo qui, se non facciamo notte, però esatto. Però come dire, ha stupito tutti questa cosa, non se l'aspettavano, nemmeno ha stupito tutti, va bene, speriamo insomma di marciare veloci su questo aspetto. Io ringrazio tutti gli ospiti che sono stati con noi per quest'ora. Adesso abbiamo ancora un quinto tavolo che sarà introdotto da un filmato. Parliamo del sindacato di strada e il territorio.